professori, dirigente scolastico. Buonasera. L'orchestra dell'Istituto Comprensivo Via Petronelli di Torre Maggiore vi dà il benvenuto con l'esecuzione dell'inno nazionale italiano e dell'inno europeo. Vogliamo ringraziare voi tutti per essere intervenuti a questo appuntamento musicale che conclude l'anno scolastico 2022-2023. Ringraziamo il nostro dirigente scolastico, professore Matteo Scarlato, da sempre molto sensibile all'attività musicale del nostro istituto. Ringraziamo i nostri docenti di strumento musicale, i quali hanno guidato e coordinato l'attività orchestrale con grande dedizione e impegno. L'orchestra è formata dagli alunni delle classi terze del corso ad indirizzo musicale, gli alunni di terza A per la classe di pianoforte, con la professoressa Concetta Caputo, il professor Giuseppe Fanelli. Gli alunni di terza B per la classe di strumenti a percussione, col professore Elio Spagnoli. Gli alunni di terza C per la classe di chitarra, con la professoressa Barbara Gocciardi. Gli alunni di terza D per la classe di flauto traverso con il professore Marco D'Avisano. Gli alunni di terza A e di terza D per la classe di tromba con il professore Luis Cicchetti. Si ringraziano inoltre per la classe di flauto traverso Stefano Di Bombo e Michele Balsamo. Ex alunni del corso di indirizzo musicale. Stefano Di Bombo è attualmente iscritto nella classe di flauto al liceo musicale di Foggia. Questa sera all'orchestra si unisce il coro stabile dell'Istituto Comprensivo Pietronelli, costituito da alunni provenienti dalle classi 4 e 5 della scuola primaria e dalle classi 1 e 2 della scuola secondaria di primo grado. Un ringraziamento speciale va ai solisti provenienti dalla classe terza D, Celeste Maria Gaia e Diodati Sofia. Ringraziamo inoltre chi ha coordinato l'attività corale, i docenti Franco Zannotti e Antonella Guerra. Da parte di tutti noi va la professoressa Assunta Manna per la grafica di Locandina in Viti. Diamo ora inizio al nostro concerto augurandomi di passare una piacevole serata in nostra compagnia. Per questa occasione siamo lieti di proporvi un repertorio di brani strumentali tipici del periodo natalizio. È Natale ogni volta che sorride un fratello e gli tende la mano. È Natale ogni volta che rimane in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che regalano agli oppressi, ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale, ogni volta che permette al Signore di rinascere e perdonarlo agli altri. Madre Teresa di Calcutta. O Happy Day è una canzone gospel nata da un inno del XVIII secolo ed incisa nel 1967. Nel 1968 venne pubblicato il singolo che divenne un hit internazionale, raggiungendo fra l'altro il secondo posto della classifica britannica e il quarto di quella statunitense. Il testo celebra il giorno felice, o Happy Day, in cui Gesù lavò i miei peccati, washed my sin away, e insegnò a guardare, lottare e pregare, ad essere felice ogni giorno. Buon ascolto.
Francis You è un singolo della cantante statunitense Mariah Carey, pubblicato il 1 novembre 1994, come primo estratto dal quarto album in studio Merry Christmas. Sino al 2013 ha guadagnato oltre 50 milioni di royalties e ha venduto 14 milioni di copie, diventando il singolo più venduto della cantante, nonché una delle canzoni natalizie più famose di sempre. La canzone è stata utilizzata come colonna sonora del film Love Actually. Il testo del brano tratta del fatto che alla cantante non interessano i regali di Natale o le luci. Tutto quello che vuole per Natale è trascorrere del tempo con il suo amato. Apparentemente la canzone è stata ispirata dai sentimenti romantici della Carey verso il suo allora marito Tommy Mottola, anche se la stessa Mariah Carey in un'intervista ha raccontato l'ispirazione da cui è nata la canzone. Sono una persona molto festosa e amo le vacanze. Ho cantato canzoni di Natale sin da quando ero bambina. Quando mi è stato proposto di registrare un album natalizio, io e i miei produttori abbiamo dovuto avere un buon equilibrio tra le canzoni classiche e quelle divertenti. È stata sicuramente una priorità per me scrivere almeno un paio di canzoni nuove, ma la maggior parte delle persone vuole veramente ascoltare le canzoni natalizie e classiche, indipendentemente da quando sia bella una nuova canzone. Brava Simona! Thank you.
I Will Follow Him, una canzone popolare registrata per la prima volta nel 1961 da Frank Purcell come strumentale intitolata Chariot. La canzone ha raggiunto il suo più ampio successo quando è stata registrata dalla cantante americana Little Peggy Marshall con testo inglese del 1963. La canzone è presente alla fine del film Sister Act del 1992, dove è stata eseguita dal coro e le suore per il Papa, con il personaggio Whoopi Goldberg come cantante principale. Buon ascolto! Competenze sociali, civiche,
creano di fatto una piccola comunità. È proprio con questa piccola comunità che poi abbiamo la possibilità di fare questo concerto, che ci permette anche a noi di essere presenti come comunità con tutte le sue componenti. Quindi è una serata bella perché siamo tutti insieme, la parte dei docenti, i collaboratori scolastici, il personale ATA che comunque lavora per realizzare queste cose, i genitori, gli alunni, quindi siamo tutti insieme con questo spirito di comunità educante, come dico sempre, quindi con dei valori che condividiamo. Un valore che condividiamo, chiaramente la scuola italiana è una scuola laica, però un valore che condividiamo sono le nostre tradizioni, il nostro spirito religioso, e quindi festeggiamo anche il Natale. Chiaramente non è che siamo integralisti come uno Stato, diciamo, dove la religione è un elemento di divisione, chiaramente siamo inclusivi anche rispetto alle altre culture e alle altre religioni, però chiaramente essendo in Italia una delle la maggiore espressione culturale nel fatto religioso è il, diciamo, il cristianesimo, e quindi noi festeggiamo con molta serenità il Natale. Niente, appunto. Questi ragazzi ci lasceranno, io spero che, mi interessa sempre, lo dico sempre, l'aspetto educativo. Spero che tutte le cose che ci siamo dette in questi anni non siano state soltanto una finzione, quindi tutte le questioni di solidarietà, umanità, rispetto delle regole, di, insomma, tutte quelle cose, quelle attività, la legalità, tutte quelle attività che facciamo non siano state in questi anni semplicemente una recita di buoni sentimenti, ma siano effettivamente parte di voi e vi accompagneranno anche in futuro nella vostra vita che avrete. Che dire, ci dispiace lasciarvi, però è giusto così. Vabbè, poi avremo il concerto proprio di fine anno in cui ci saluteremo, però diciamo questo è il vostro ultimo concerto di Natale, quindi innanzitutto un grazie a voi che ci avete regalato queste emozioni, quindi che ci permettono di stare tutti insieme questa sera come, ripeto, una comunità. Un grazie ai docenti, di tutti i docenti di Spumento, ma anche tutti i docenti di musica che abbiamo, i ragazzi che ci vengono a trovare. Grazie a tutti i docenti, al personale ATA e al personale di segreteria. E adesso scegliete voi un brano, così chiudiamo e coinvolgeteci. Va bene? Si stanno consultando. Thank you.
Mamma.